La gestione di sé, una sorta di continua conversazione interiore, è la componente dell'intelligenza emotiva che ci affranca dall'asservimento alle nostre emozioni. Essa conferisce la lucidità mentale e l'energia concentrata necessarie alla leadership e impedisce alle emozioni moleste di sviarci. I leader dotati di tale autocontrollo incarnano un entusiasmo ottimista e gioioso, che sintonizza la risonanza su un registro positivo. Tutto ciò è di importanza cruciale per l'intelligenza emotiva. A causa della natura contagiosa delle emozioni, specialmente di quella del leader nei confronti degli altri membri del gruppo, il primo obbligo cui un capo deve assolvere equivale, dal punto di vista emotivo, alla cura dell'igiene personale. In altre parole, deve tenere sotto controllo le proprie emozioni. Molto semplicemente, un leader non può gestire in modo efficace le emozioni altrui senza prima avere un pieno controllo sulle proprie. Lo stato d'animo di un leader, quindi, cessa di essere una questione meramente privata. Considerata la realtà della dispersione emozionale, è chiaro che le emozioni di un leader avranno conseguenze pubbliche. Ciò non significa, ovviamente, che un leader debba restare impassibile di fronte alle tribolazioni della vita. Un divorzio, un figlio in grave difficoltà o la malattia di una persona cara sconvolgeranno inevitabilmente chiunque. Il punto è, piuttosto, se egli permetterà o meno agli affanni della sua vita privata di invadere la sfera delle relazioni professionali. Io sono Barbara Suigo e questo podcast è tratto dal libro Essere Leader di Daniel Goleman.